Namastê e benvenuta alla nostra prima lezione del nostro 30-30, 30 giorni di yoga con 30 minuti di pratica. Oggi inizieremo il nostro risveglio muscolare verso Muladhara Chakra, il primo chakra, il chakra radice, in cui lavoreremo praticamente il rinforzo del pavimento pelvico e apertura dell'anca. Iniziano anche a rinforzare un pochettino la lombare e i pisciotti, ok? Molto bene, quindi ci mettiamo un bel comodo. Spalla ben aperta, lontana dalle orecchie. Inspira. E espira profondamente. Lascia andare pensieri, problemi e le cose che dovete ancora fare. Porta la tua attenzione verso il tuo respiro calmo e profondo. Inspira 1, 2, 3, 4, 5, trattene l'aria al polmone pieno, 5, 4, 3, 2, 1, espira 1, 2, 3, 4, 5, trattene l'aria al polmone vuoto, 5, 4, 3, 2, 1. Ancora un paio di respiri. Molto bene. Con il prossimo inspiro riapre gli occhi e riprende la coscienza del corpo. Inspira, solleva entrambe le mani. Ed espirando, mani in avanti, spinge bene le mani in avanti, allo stesso momento che spinge e sedere all'indietro. Cerca di non lasciare sollevare i glutei. Inspirando, spinge il busto in avanti, chiude le ginocchia e ci mettiamo sedute su plantare. Molto bene. Qua, se avete difficoltà di mettersi in questa posizione, potete usare un mattoncino, potete usare una copertina, ok? Però, mi raccomando, non è per portare la copertina e il mattoncino sopra i piedi. Ci divarichiamo un pochettino e ci sediamo sulla coperta, su quello che avete scelto. L'obiettivo in questa posizione è allungare tutta la muscolatura della parte anteriore della gamba. Molto bene. Con il prossimo inspiro inizieremo il nostro movimento, il nostro vinyasana, la posizione del corpo abbinata con il respiro, spingendo i bacini in avanti per contrazione del glutei. Non è busto in avanti e mi alzo, eh? È spingo e sollevo le mani, ok? Molto bene. Faremo 5 volte, inspira, sollevo, espira, rilassa. Inspira su, espira, molto bene, ancora inspira, espira. Ancora un paio di volte, inspira, sollevo le mani, espira, rilassa. Ultima volta, inspira su. Espira, rilassa, mani sul tappetino, prendi bene la posizione, ginocchia larga quanto il bacino, polsi larghi quanto le mani. Inspira, punta i piedi, inarca la schiena, guarda in avanti, espira, schiena della gobba in alto. Inspira, punta, espira.
Ultima volta, inspira a punta. Inspira. Molto bene. Con il prossimo inspiro, piede destro parallelo alla gamba sinistra. Raddrizza la coscia sinistra. Lascia la mano sinistra a terra, inspirando, solleva il braccio destro. Espira, piega e gomito in chiusura, sfiorando il pavimento senza toccare. Inspira, apre. Espira, chiude. Ancora, inspira. Espira. Ancora un paio di volte, inspira, apre. Controlla bene il movimento, espira, scende. Ancora una volta, inspira, apre. Espira. Con il prossimo inspiro rimetti le mani sul tappetino con le dita ben aperte e il piede destro che è la laterale lo porteremo all'indietro. Gira bene il busto e le anche. Solleva la mano destra ed espirando di nuovo piega il gomito e scendi sfiorato. Inspira. Apri, espira, chiudi, inspira su, espira, ancora un paio di volte, inspira, apri, espira, chiudi, ultima volta, inspira, espira. Inspirando, solleva le mani, prendi bene la posizione e con il prossimo inspiro spinge il peso del corpo in avanti e solleva anche la gamba. Apri bene il petto e le anche in modo di lasciare questa posizione il più tranquilla possibile. Molto bene. Ancora un paio di respiri. Ed espirando, ritorna in quadrupedia. Inspira, punta i piedi, allarga la schiena, guarda in avanti. Espira, schiena rovinata. Inspira, punta. Espira. Ultima volta, inspira, punta. Espira. Meraviglioso. Inspirando, piede sinistro, parallela alla gamba destra, raddrizza la gamba destra, lascia la mano destra a terra, inspirando, solleva la sinistra. Espira, piega e gomito e scende in chiusura. Inspira, apri. Espira, chiudi. Inspira, espira, ancora un paio di respiri, inspira, apri, espira, chiudi, ultima volta, apri, e chiudi, molto bene, inspirando rimette la mano sul tappetino, i piedi all'indietro, gira e apre bene il busto e apre. Solleva la mano a sinistra ed espirando, piega e gomito e scende. Inspira, apre, espira, chiudi, inspira, espira. Ancora un paio, inspira. Espira. Ultima volta, inspira. Espira. Con il prossimo inspiro, mantieni la mano sollevata, prendi bene la posizione, peso del corpo in avanti, solleva anche la gamba. Mantieni. Inspirando,
Espira. Molto bene, con il prossimo inspiro rimetti la mano e il ginocchio a terra. Inspira ed espirando scivola la mano in avanti, porta il petto a terra, solleva bene i glutei, rilassa sulla posizione del cane stanco. Inspirando, torna in quadrupedia, lasciando la mano leggermente più in avanti, punta i piedi, e espirando, cane che guarda in basso, solleva bene i glutei e cerca di portare il petto più vicino possibile alla coscia. Molto bene. Con il prossimo inspiro solleva la gamba destra. Espira, piedi fra le mani. Prendi bene la posizione, passa la mano destra all'interno dei piedi, guarda in avanti, solleva i bacini. Mantieni. Inspirando. Inspirando. Molto bene. Con il prossimo inspiro rimetti la mano all'esterno e ritorna su Adho Mukha Svanasana. Molto bene. Con il prossimo inspiro di nuovo gamba destra in su. Espirando ginocchio verso fronte. Porta i piedi verso la sinistra e ci sediamo sulla coscia destra. Molto bene. Vieni qua. Cerca di aprire il massimo possibile la tua gamba, portando piedi da una parte del tappetino e ginocchio dall'altra. Inspira, solleva entrambe le mani ed espirando, mani sul tappetino. Appoggia l'avambraccio, saluto indiano, testa verso il cuore. Inspirando mani sul tappetino, punta i piedi, spinge il busto e ritorna su Adho Mukha Svanasana e cane che guarda in basso. Inspirando su con la gamba sinistra, espira, piedi in avanti. Passa la mano sinistra all'interno, guarda in avanti, solleva i bacini. Mantieni la posizione, inspirando, inspirando. Inspiro. Ritorna alla posizione di partenza. Con il prossimo inspiro di nuovo, su con la gamba sinistra, espira ginocchio verso fronte, scivola con la gamba verso la destra, piede verso la destra, apri bene la base, inspira su con le mani ed espirando. Appoggia l'avambraccio, mani saluti indiano, testa verso il pollice.
Molto bene, inspirando, metti la mano sul tappetino, punta i piedi, spingi i busti e ritorna. Inspirando, cammina verso le mani. Piega le ginocchia e sale adagio. Apre bene il petto, mani saluti in piano. Inspira. Espira. Inspira, solleva entrambe le mani. Espira, piegamento all'indietro. Inspira e ritorna. Espira, piegamento in avanti, allunga. Inspirando, mani sulle tibia, guardi in avanti, apri le spalle. Espira, mani a terra. Inspirando, due passi all'indietro, panca, corpo sulla linea dritta, appoggia i ginocchi. Espira, piega il gomito senza toccare il pavimento. Inspira, spinge il busto, punta i piedi ed espirando, Adho Mukha Svanasana. Respira. Inspira, suco na gamba destra. Expira, piede fra le mani. Piega bene il ginocchio, prendi bene la posizione, inspirando. Braccia e busto sollevato, Virabhadrasana nella posizione del guerriero. Inspira, ed espirando, apri le braccia parallele al pavimento, gira verso l'interno della coscia. Inspira, suppo le mani, ed espirando, mani a terra, ritorna su Adho Mukha. Inspira, suco na gamba sinistra. Expira, piede na base. Prende na posizione, piega bene i ginocchi. Inspirando, braccio e busto sollevato. Mantieni. Ed espirando, braccia distesa, parallela al pavimento. Gira verso l'interno della coscia. Inspira, suco le mani ed espirando, ritorno su Adho Inspira, cammina verso le mani. Lascia le ginocchia morbide. Pollice indice a contatto, schiena dritta. Inspira, braccia e busto. Espira, piegamento all'indietro. Ed espirando. Torna alla posizione di partenza, in Tadasana, la posizione della montagna. Inspira, solleva entrambe le mani, espira, piegamento in avanti, abbraccia i gomiti e lascia cadere il peso del tuo corpo. Con il prossimo inspiro, piega le ginocchia, porta le mani all'indietro e ci sediamo abbracciando il ginocchio. Inspira, divarica il ginocchio, porta il busto in avanti, espira. Schiena gola, guarda i ponti. Inspira, apre. Espira. Ancora un paio di volte, inspira. Espira. Ultima volta, inspira.
Ed espirando, ruola la mano del ginocchio e appoggia completamente la schiena a terra. Molto. Con il prossimo inspiro, porta la caviglia destra sopra il ginocchio sinistro. Apri le braccia portando la mano verso il petto, inspira ed espirando, spinge i piedi destro portando alla sinistra mentre io guardo la destra. Inspira, ritorna, cambia gamba ed espirando, piede sinistro a destro, lo sguardo verso la sinistra. Inspirando, ritorna alla posizione di partenza. Rilassa le gambe, solleva le ginocchia e dondola, massaggiando la schiena e gli organi interni. Molto, inspirando, abbraccia solo la gamba sinistra, solleva la destra, espira, scendi bene. Senza toccare i pavimenti. Espirando, appoggia completamente la gamba, mano destra sul ginocchio sinistro e mano sinistra in apertura. Inspira ed espirando, spinge la tua gamba sinistra verso la destra, mentre lo sguardo va alla sinistra. Cerca di portare le gambe appoggiate sul pavimento, piedi, ginocchio sinistro sul pavimento, senza sollevare troppo la spalla. Inspira, piega entrambe le ginocchia e ritorna dondolando. Molto. Inspirando, abbraccio solo la gamba destra, solleva la sinistra, espira, scendi, mantenendo la posizione. Inspirando, appoggia completamente la gamba, mano sinistra sul ginocchio destro, mano destra in apertura, inspira ed espirando, gamba verso la sinistra, viso alla destra. Inspirando, piega entrambe le ginocchia e ritorna dondolando. Inspira, solleva entrambe le gambe, braccio lungo al corpo. Espira, scendi lentamente, rilassando il savasana. Lascia andare pensieri, problemi e le cose ancora da fare. Porta la tua attenzione sul tuo respiro calmo e profondo. E con il prossimo inspiro,
Inizia a rilassare intensamente il tuo corpo. Visualizza piedi, mani, gambe e braccia rilassate. Inspira profondamente e visualizza tutto il pavimento pelvico, glutei e fianchi rilassati. Inspira ed espirando, visualizza addome, schiena, torace e spalle rilassate. Inspira profondamente e visualizza gola, collo, testa e faccia rilassate. Inspira ed espirando, visualizza tutto il tuo corpo rilassato. A un inspiro, senti il tuo corpo più leggero, la tua mente più in pace e il tuo respiro più calmo e profondo. Inspira, visualizza il numero 27, espira, lascialo andare. Inspira, numero 26, espira, lascialo andare. Inspira. 25, espira, lascialo andare. E così va avanti fino ad arrivare al numero 0. Inspira profondamente ed espirando, lascia andare completamente contro la rovescia. Riporta la tua attenzione sul tuo respiro calmo e profondo. E con il prossimo inspiro, inizia a risvegliare il tuo corpo, muovendo piedi, gambe, mani e braccia. Inspira, risveglia tutto il pavimento pelvico, glutei e fianchi. Inspira profondamente ed espirando risveglia addome, schiena, torace e spalle. Inspira ed espirando risveglia gola, collo, testa e faccia. Inspira profondamente ed espirando, girati sul tuo lato destro, risvegliando completamente il tuo corpo e completando il tuo rilassamento. Con gli occhi ancora chiusi e aiuto della mano, con il prossimo inspiro, spinge il pavimento e siediti comodamente. Inspira
Trattenne l'aria a polmone pieno. Inspira. Trattenne l'aria a polmone vuoto. Inspira profondamente. Ed espirando, riapre gli occhi. Namastê. Grazie.